Non guardate questo video! Ma cosa stai facendo? Mi mangiucchia, sente che canta e zac, gli scatta una foto. Ma di chi è questo sederino qua? Ti arrendi? Ciao ragazzi! Per la rubrica Questi pazzi del papà... Non guardate questo video! Ma come no? Ho perso anche la voce per l'emozione! Si tratta della cosa più bella del mondo! Papà, ma tu non sai cos'è sugli uccelli? Però io adoro le casette per gli uccellini! Nikki mostra... Ecco! Ragazzi, lei è Bird Buddy! La casetta per gli... Ale, che faccia hai fatto? Giro di scatola! La casetta per gli uccellini intelligente! Ma fai tu un giro di scatola! Grazie! Giro di scatola! Ma gli uccellini sono già dentro la scatola! Ma no, ragazzi! Non aprite, ve la devo spiegare! Devi spiegarci. Ci ha messo un anno e mezzo ad arrivare! L'ho finanziata su Kickstarter, dove finanziano le idee innovative! Gli uccellini del tempo, chissà dove sono! Cosa stai contando? Gli anni! Ma come gli anni? Neanche nata Mappy, forse! Sì! Ma non avrà vero. Avuto 4 anni, 5 sì, anni. È tanto tempo che insisto. Praticamente lei cosa fa? Aspetta, sente di non aprire il che canto, sono gli uccellini. Sente il canto dell'uccellino tramite il microfono. Ti avvisa, così tu corri a vederlo. Mi prendo sempre in giro, corri a vederlo. E poi ci fa anche la foto, il video, così ti resta il ricordo. Ciao, sono un uccellino. Esatto. Guardate che sciccheria, ragazzi. Questo è il cuore pensante e intelligente. Io pensavo che fosse della Bird Buddy. No, lì c'è la telecamera e il microfono. C'è l'uccello quella. No, allora mi piace. Quella è la scopetta. Quello per mettere uccelli dentro il mangime. No, ci sono anche gli sticker. Allora, non ma è bellissimo, è blu. E Ale, hai visto? In realtà dopo l'hanno fatta anche gialla, purtroppo, ma io l'avevo già ordinata blu. Sul retro ci sono i consigli per la pappa. Io ho preso il famoso mangime. Vai, appiccica, fammi il tatuaggio. Io ho preso il famoso mangime universale, adatto per tutte e quattro le stagioni. E volendo sì. Come un uccello ti ruba questo. No, sei matto, una gazza ladra. Ma e le istruzioni? Ma ovvio, è smart, sarà tutto nell'applicazione. Ovvio che sì. Che abbiamo scaricato e anche in italiano. Come mi si è rotto il serbatoio? Occhio. Aspettate, dobbiamo leggere le istruzioni. Quindi facciamo: associa la tua mangiatoia e l'app ci guiderà passo passo. Scegliamo un bel nome per la nostra mangiatoia. Li chiamiamo G-Birds. Così è un po' GBR e un po' uccellini. E questo rumore che... No, quella non è per quello per appendere la mia casettina, vero? Oh, no. Facci vedere i salti allora, vediamo. E uno, e due, e tre, e quattro, e cinque, e sei, e sette. Ci siamo, il momento è solenne. Solennissimo. Stiamo per connettere la casetta al resto del mondo. Guarda, fa come faccio io. Salta la corda, la fune. Brava, allora vedi che bisognava proprio fare così. Si sta aggiornando. Papà, guarda che geniale, sta su così. Ti sta iniziando a innamorare, di la verità, ragazzi. Come no? Avvito, avvito, avvito. Guarda che carino, si è messo anche a suonare e a cantare. Nel frattempo può durare 30 minuti l'aggiornamento, ragazzi. Vi mostro il sito, vedete come funziona. L'uccellino arriva, mi mangiucchia, sente che canta e zac, gli scatta una foto. La cosa geniale è che qui c'è una calamita, per cui tic sta su da solo. Ah, ti stai innamorando? Un pochino. Ah, vedi. E poi si può fissare con la vitina, altrimenti uno passa e ti prende il modulo. Tutti in giardino! Io porto il palo. La posizione qui non è affatto male. Protezione di alberi, siamo lontani dalla strada e qua dietro c'è un corridoio naturale per il passaggio di uccellini. Già vedo incredibili gabbiane. Gabbiani? Aquile. Sì, gabbiani. Controlliamo aquile. Il wifi. Falchi pellegrini, bambini che si appollaieranno. Non va molto bene, ma dopo potenzierò il segnale. Avanti. Un'ultima cosa rispetto alla privacy delle altre persone. Non filmate i vicini. Sì, ho capito, Ale, ma se il vicino si appollaia sulla nostra casetta? Noi cosa facciamo? A quel punto puoi. Ok, metti che arriva Batman e si mette sulla casetta. Non so se lo tiene, però in quel caso. E se hai più mangiatoio, ne puoi collegare altre. Pensa quanti vicini possiamo pollaiare. Si vede che non sei un esperto di uccelli, non hai messo il cibo. Ha ragione. Riempiamo il misurino qua. Giriamo la casetta. E apriamo il cibo. Bravissimo, lo sportellino. Guardate com'è pratico. E inseriamo il cibo. Quando abbiamo anche abbastanza cibo da questa parte, allora abbiamo fatto una buona riserva.
chiudiamo e giriamo. No, vabbè, ragazzi, che guardate bello, la precisione bella, della donna. Esteticamente. È bellissima. Piena di semi, secondo me, gli uccellini, Ale, arriveranno solo per un motivo, perché è bellissima. Non per il piena di pappa. No. Beh, anche per quello, dai, speriamo. Niente, a questo punto, ragazzi, non ci resta che aspettare. Con pazienza. Facciamo uno scherzetto a Davide e mettiamo un uccellino fritto. Lo posizioniamo qua. Chip chip, chip chip chip. Venite qua, ragazzi, primo pomeriggio, prima notifica. È proprio bellissima questa casetta. Cosa avevo detto, ragazzi? Andiamo a vedere nella galleria, sono curiosi. Ecco. Anch'io, vediamo. Una nuova cartolina ti sta aspettando. Vediamo. Dai, c'è pure l'arcobaleno. Aspettate. Ma, no, c'è cosa che non... No! Ma questo è il nostro... La mamma. È la colpevole, è uccellino decorato. No, ci avete fatto lo scherzone. No, ma perché? Non mi ha beccato, non parla. Ma come avete fatto? Se però lui... viene benissimo. Sì, ma scusa, ma se lui riconosce l'audio e il canto... Col telefono? No, avete riprodotto il suono di un uccellino. Non ci posso credere. Ha dato anche delle ipotesi sul tipo di uccellino in base al verso. E ha preso, era proprio passera europea. Ci posso credere. E c'è anche una comunità che ti può aiutare a riconoscerlo. Dai, spero che ci aggiorneremo i prossimi giorni con gli uccellini veri. È passata una settimana e la mia Bird Buddy quanti uccellini ha fotografato? Zero! Yeah! Ma voi per chi fate il tifo? Per gli uccellini! Ma anch'io li voglio nutrire e anche un po' fotografare. Comunque ho la soluzione, ragazzi, perché se gli uccellini non vengono alla mia casetta... La casetta andrà dagli uccellini! Ma cosa stai facendo? Guarda che la casetta riconosce solo i veri uccellini. Adesso stiamo andando nella nuova location. Abbiamo chiesto ai nostri vicini di casa, che hanno un fantastico boschetto di bambù, se potevamo mettere la casetta, perché qui la mattina ci sono i concerti di uccellini. Eccone uno! Li vediamo dalla nostra finestra. E quindi adesso vi facciamo vedere come posizioniamo in alto la casetta, perché loro stanno circa lassù. Davide, aspetta, c'è qualcuno? Come? Oh. Ma no! Ma come? Ha trovato te? Potrebbe essere un codibugnolo, una passera europea, un migliarino di palude. Ti vedo molto migliarino. Visitatore misterioso. Visitatore misterioso. Ma non hai detto che riprendeva solo gli uccellini, il verso degli uccellini? Nicolò è stato molto bravo, guarda, gli ha fatto addirittura il video. Eccola perfettamente mimetizzata fra le fronde del bambù. Di pomeriggio gli uccellini non ci sono. Dove vanno? In giro. In giro, giustamente. Ecco, quindi aspettiamo domani mattina e avrò il cellulare che bollirà di notifiche, ragazzi. E poi andrai tu su e giù a mettere i semi, vero? Beh, no, tiro giù il palo, rimetto il palo, insomma, aspettiamo confidenti. Sono passate 2 settimane, ragazzi. Io mi sono tagliato i capelli e secondo voi quanti uccellini abbiamo fotografato? Zero. Che carina, anche la casetta mi risponde. Ma io cosa faccio? Ti arrendi? Assolutamente non mi arrendo e faccio altro shopping. Cos'è questo? Questo è l'appollaiatoio. Serve a far appollaiare gli uccellini sopra la casetta. Perché tu hai mai visto un uccellino appoggiarsi su una superficie piana? Sì. Sì, beh, ma raramente. Siccome le foto di tutti gli altri utenti hanno l'appollaiatoio, beh, ce lo devo avere anch'io. Installiamolo. Cacciavite! Eccolo! Questi accessori non sono ufficiali, nel senso che la Bird Buddy non li ha fatti, ma dei signori molto ingegnosi li hanno stampati con la stampante 3D e li hanno messi in vendita online. Ho preso un classico grigio, cioè sono anche di molto colorati, ma si sa, il grigio è tranquillo, per gli uccellini va benissimo, giusto? È meglio il verde, secondo me. Tu dici? No, io ho preso il grigio! Ma non mi arrendo. Guarda, quasi tutte ce l'hanno, quello... Te l'avevo detto. Quello. Guardando le foto della community sull'app, moltissimi hanno messo un appollaiatoio. Ebbene, funzionerà. Fanno anche il video gli scoiattoli. Gli scoiattoli, soprattutto in America, fanno a gara per andarsi a prendere il cibo. E vengono filmati. Ah, devo metterlo là di bambù? No, i bambù hanno fallito. Ebbene, ma io non fallirò. Andremo a metterlo questa volta in mezzo agli arbusti. Ciao, ciao casetta, ci vediamo al tuo primo ospite. Ciao. Yeah! Ragazzi, ho buone notizie. Dai! Scorrimi la notifica dell'orologio, Ale. Tira giù. Guarda. No. Bird Buddy mi ha detto che c'è stato. Non ci credete? No. Ragazzi, non ci credono. Adesso andiamo sull'applicazione. Ha messo lui da solo. No. Che emozione. Oh, Mati. Non ci posso credere. Oh. Premi tu, dai, papà. Cioè, non è venuto... Grazie. Non è venuto uno... Beh, partiamo da quello... Guarda
quanti? Non ci posso. Questo me lo ricordo. Dai, partiamo dal primo. Sì. 8 ore fa, questa mattina all'alba. Guarda l'arcobaleno. 4 foto. 2 mai visti prima. 2 specie di uccelli. Ragazzi, è un uccellino veramente. Ma dai! Avete visto? Pa-pa-para-pa-pa. Dal collare. Tortora dal collare. Ma non sembra proprio una tortora. Quella sarebbe la tortora. Io dal collare. Che non ci siamo. Scusa, ingrandisci? È un petirosso, un... Sembra un petirosso. Non me ne intendo, ma... Avete visto come non ha usato il trespolo che ho messo ieri? Esatto, però... Cioè, dopo un giorno il trespolo però gli è piaciuto. Abbiamo un uccello sbagliato. Un'altra foto. Ecco, vediamolo. Magari si è esposto meglio... Insomma, si è girato un po' di schiena. È pettirosso tutta la vita. Mi sa di sì, mi allora, sa di sì. Allora, lo possiamo andare pure ad aggiungere sfruttando il database Birdbuddy. Quale pettirosso? Europeo, europeo. Asiatico, diverso che siamo fuori zona. Beh, potrebbe aver fatto una gita fino a qua. Dai, europeo. Pettirosso europeo. Adesso vediamo gli altri. Sono proprio curioso. Sarà lo stesso? No! Che posa, ragazzi! Bene. Avete visto che sulle... nel caso ci fosse un dubbio che fosse il secondo avvistamento, lo dice anche lui, secondo avvistamento. Grande! Vedi che te l'ha riconosciuto. Sì. Non sapete che l'ha beccato? Sì. È bellissimo. Non però, sapete guarda. Che soddisfazione e vedervi felice. Questo, guarda. È identico. Questa è una bella foto. E chi dice che bastava vederlo su Google è un'altra cosa. Visto che era appoggiato sul trespoletto. Sì. È sul trespoletto che abbiamo messo ieri, Nicky. Guardatelo che bellissimo. Carino. Vi prego, ingrandiamolo. È bellissimo. Guarda. Ma voi quello si è messo io gli darei già il nome. Grazie. Però non è più bello di Trilli. Ah no, assolutamente no. Però è pucciosissimo. Oh. È sempre lui? Sì! Mangione! È bellissimo così, avete visto che bello così? È bello ma in poi, tutti i modi. Ingrandisci. Guarda che puccioso, si vede la luzza. Dobbiamo tenere anche questa. Guarda le zampette! Comunque ragazzi, se parte il passaparola tra uccellini... Sì, è fatta! È fatta, domani c'è uno stormo che aggredisce la mia casetta! Per andare a farsi fotografare. Gli uccellini salvati vengono poi registrati in una scheda specifica per specie. Questa è quella dedicata al pettirosso europeo. Qui abbiamo tutte le foto. Peccato che non mi ha fatto un video, Capperi. Però magari mi dice che è un cantante esperto. Sapevi che è un bullo, Ale? Un bullo? Sì, è un bullo. Non mi piace condividere, quindi non avvicinarti al posto dove mangio o mi... riproduco. Secondo me hanno sbagliato di scrivere. La traduzione è un po' così. Ti caccerò via. Quindi troveremo solo pettirosso, mi sa, a questo punto. No, hai ragione, dobbiamo cambiare posizione. Ma migrano poi verso primavera e estate. Ok. Cos'hai lì? Qualcosa di dolce? Posso assaggiare? È un golosone. Poi ti conta le visite. Sono già 5, così posso fare la classifica anche degli uccellini, il cibo preferito, così posso viziarlo. E poi ci sono anche degli esempi di canto. Ad esempio... Che carino. In effetti è quello che si sente nel nostro giardino. Sei soddisfatto, papà? Non ancora. Vi porterò in questo video, ragazzi, una seconda specie. Ci vediamo. Sono passati solo 7 giorni, ragazzi. È già uno stormo. Una settimana. Bravissima. Una settimana. E guardate le novità. Abbiamo ricevuto un sacco di petti rossi e... La cincia allegra. Ma no! Incredibile. È una cincia mora. Sei sicuro? Sì. Vogliamo le prove. Ma vedi la cincia mora, guarda la nostra. Ma tu come fai a saperlo? Ti ho sbirciato. No, sbircione. Bene, mentre Nicolò corregge, vi anticipo che non è l'unico uccellino arrivato oggi. Anche perché io ci ho messo qualche briciolina di biscotto. Dato il furbo. Ma sai dove ho trovato il biscotto? Dov'era? Era caduto in macchina. Qualcuno mangia biscotti in macchina? No. Perfetti per gli uccellini. Beh, dai, vediamo i prossimi. Dai, vediamo i prossimi. Non sto nella pelle. Anzi, okay. Non sto nelle piume. 5 ore fa. 5 ore fa. Sempre. È tornato. E ci sia volta che l'abbiamo visto. Beh, ma guarda che bello. È vero, c'è il contatore sopra, vedete, 11ª volta. E guardate che primo piano. Nicky, ingrandisci. Dobbiamo dargli un nome. Lo voglio vedere in gigante. Secondo me è sempre lui. Lo chiameremo Reddy. Ma di chi è questo sederino qua? Sempre Reddy, mi sa. Non ci posso credere. Teniamole troppo forte. Guarda che bene che si vede. Ma lì era in partenza, secondo me, no? In fase di decollo. Teniamole troppo forte. Molto simpatica. Le foto poi si possono condividere con tutta la community e quindi farle vedere a tutto il mondo, agli appassionati di uccellini. Questo qua ha un culetto ancora più bello. Come? Fai vedere? No, vabbè, ingrandisci. Questo è il culetto dell'anno, ragazzi.
messo a fuoco completamente. Scusate se mostriamo le parti. Che non ha fatto. Ci siamo capiti, sì. Cincia, cincia, torna la cincia. No. No, Batman questo. Hai ragione, questo è troppo Batman. Bello, guarda i dettagli. Guarda la precisione degli uccelli, cioè della natura. Secondo me non viene solo per pranzare, cenare o far colazione. Secondo me viene anche per farsi le foto. È vero? Deve essere un po' vanitoso. Dobbiamo mandargli il calendario dopo. Cincia allegra! È tornata la cincia... O cincia mora? No, questa è una cincia allegra e non è mai stata, quindi è nuova. È la cincia allegra nuova. È giallissima. Facendo un riassunto della situazione... Mentre una bambina passa davanti alla televisione, mi sorge un dubbio tra la cincia mora e la cincia allegra. Io ho provato a fare un po' una ricerca. Sì. Allora, se ho capito bene, sì, la ricerca approfondita. La cincia allegra, che effettivamente ha il petto molto giallo, ma qua potrebbe essere solo un po' all'ombra. Ma anche i colori, qua più vivido, questo, qua no. Questo è bianco. Questa macchia nera che dal capino prosegue sulla pancia. Qua si vede bene anche qua. Che la cincia mora non ha. Forse non ha. Per verificare basta guardare la community che balla sopra la TV e le foto in giro per il mondo ci dicono proprio quanto ci diceva Ale, che la cincia mora non ha la lineetta in mezzo. Allora noi la cambiamo. Basta giusto andare nelle impostazioni, uccello sbagliato, e la inseriamo nella raccolta corretta. Guarda quante cince! C'è anche la cincia del Giappone! Quella che io vorrei vedere, la cicerella azzurra. Cicerella azzurra. Piacerebbe anche alla mamma. Sì! Oh, guarda che carina quella mezza bianca! C'è anche la cincia della Carolina. La cincia guance gialle. Gialla, ragazzi, non si dice più. Cincia boreale, cincia del ciuffo, cincia siberiana, eccola, cincia allegra. Ci siamo, c'è anche quella montana. Ebbene ragazzi, che ne dite della mia casetta per gli bellissimo, uccellini? Bellissimo, mi piace. Ma come non ti piace? Bellissimo, ma siamo già diventati un po' esperti tra l'altro, hai visto? Sì, poi li sappiamo. Io sono per Reddy, guarda che bella foto. Reddy è veramente mitico, ragazzi. Ragazzi, se a voi questo video è piaciuto, come a Reddy è piaciuto il biscottino, allora mettete un pollicione! E per non perdervi gli stormi che sono in arrivo, ragazzi, seguiteci sul nostro profilo Instagram GBR, dove vi aggiorneremo con aquile, condor, falchi pellegrini, poiane, di tutto di più. E non perdetevi i prossimi video qui sul canale YouTube GBR. Iscrivetevi! Ciao!